vicepresidente della Camera di Commercio di Roma, il presidente di Tecnoborsa, Walter Gianmaria. Prego. Buonasera a tutti. Intanto io per me, prima cosa vi ringrazio dell'invito, ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio, un particolare ringraziamento va ai presidenti della Consulta, Paolo Righi, Santino Taverna e Paolo Bellini, per aver proposto un momento di riflessione su un tema così importante, attuale, qual è l'antiriciclaggio. La Camera di Commercio di Roma, con Tecnoborsa, è ovvio, è vicina agli imprenditori del settore immobiliare. Insieme vorremmo fare moltissime cose, vorremmo risolvere alcuni problemi che il mondo, questo mondo vive, però sappiamo che molti problemi ci sono e molte, diciamo, difficoltà pure. E io sono particolarmente lieto di essere oggi qui con voi per discutere e confrontarci sulle modifiche intervenute a seguito del decreto legislativo e che riguardano in particolare gli adempimenti e le attività che coinvolgono gli agenti immobiliari in materia di antiriciclaggio, oltre a dimostrare ancora una volta come il mondo dell'aggregazione professionale e imprenditoriale sappia farsi parte diligente e unirsi quando ciò risulta opportuno e necessario, provando a trovare strade comuni e vincenti. La Consulta interassociativa dell'intermediazione immobiliare, in collaborazione con Tecnoborsa, noi ci siamo resi disponibili su questo, ha voluto organizzare questo incontro non solo per confrontarci su una materia delicata e importante, ma anche per fornire, grazie alla presenza di autorevoli rappresentanti del MEF e della Banca d'Italia, che ringrazio per aver dato la loro disponibilità al partecipare a questo convegno e la loro disponibilità, un quadro completo e dettagliato degli adempimenti per gli agenti immobiliari. Una materia trattata quotidianamente dagli stessi che si fa sempre più articolata e complessa per supportare l'attività delle autorità competenti, l'Agenzia delle Entrate e la Polizia Tributaria. Ascolto spesso in qualità di presidente di Tecnoborsa e della Borsa Immobiliare di Roma gli agenti immobiliari, ma quando ho saputo di questo momento di confronto ho ritenuto di fare un'ulteriore verifica tra i mediatori in tema dell'antiriciclaggio per capire cosa in realtà si è percepito di tale norma. È un adempimento che riscontra problematiche? Ci sono difficoltà operative? Dubbi interpretativi? È oneroso rispettare la normativa in termini economici e di tempo? Ne è emerso un quadro semplice, molto articolato e spesso poco chiaro. Un disposto introdotto alcuni anni fa che ha comportato un adempimento gravoso in termini di responsabilità ma anche di risorse dedicate. Grazie ad alcune iniziative formative e informative avviate dalle associazioni di categoria e le borse immobiliari, la categoria è riuscita a comprendere e attuare al meglio quanto disposto dalla normativa. Ma oggi, con le recenti novità che hanno modificato ulteriormente le procedure, mi sono posto un'ulteriore domanda. Il lavoro degli agenti immobiliari è stato compreso nella sua interezza e quindi ottimizzato per consentire di adeguarsi a quanto richiesto. Gli adempimenti sono gestiti in parte con procedure e in parte con analisi e audit effettuati dagli stessi mediatori, in relazione a notizie, percezioni, documenti che acquisiscono durante le fasi di trattazione degli affari, tali da insospettire o far sorgere dubbi o ancora confermare evidenti ottenute dalle fasi precedenti, per cui l'eventuale ipotesi di reato deve essere annotato e segnalato. La norma vigente, le procedure previste, i sistemi adottati possono essere considerati realmente efficaci? Ma soprattutto, poteva essere concepito e congegnato in modalità diverse il contrasto al riciclaggio di capitali con le provenienze illecite? Di certo il recente decreto legislativo 90 del 2017, provvedimento che recepisce le direttive UE 2015-849, nota come direttiva antiriciclaggio, prepara notevoli modifiche per le prassi attuali e introduce anche nuovi obblighi per i soggetti coinvolti. Il nostro obiettivo oggi deve essere quello di portare qualche elemento di chiarezza sui metodi di applicazione,
e se possibile lanciare un segnale di compattezza della categoria dei mediatori e proporci nelle sedi opportune affinché, pur mantenendo inalterata la nostra devozione al sistema e piena collaborazione, si venga dotati di procedure opportune, serie e attuali, che con esse si riconosca pienamente lo status professionale degli agenti immobiliari. Io dico che i problemi sono tanti, non voglio entrare ancora più dettagliatamente perché tecnicamente ci sono, diciamo, gli esperti delle associazioni, ma penso che quello che noi possiamo dire, come si sta vivendo in altri settori, in altre diciamo comparti del settore del commercio, del turismo e tutto quello che ne deriva, noi molte volte ci sostituiamo a ruolo che non è nostro, quello del controllo. Qui, per quanto riguarda tutto l'antiriciclaggio, negli altri settori, cioè, ci sono altri settori come il turismo che fanno da, diciamo, da operatori economici che, riguardando magari come la tassa di soggiorno per il settore del turismo, noi facciamo il ruolo che dovrebbero fare il comune oppure la regione oppure, diciamo, i settori del ministero. Molte volte ci poniamo, diciamo, come soggetto. Noi non dovremmo fare come operatori questo tipo di lavoro, però per una seria collaborazione con le istituzioni molte volte ci poniamo e risolviamo anche questi problemi. Molto, diciamo, deve essere molto semplificato, non deve essere un peso per l'operatore, perché è ovvio che l'operatore deve fare un altro ruolo, deve svolgere il suo ruolo di imprenditore, non di sostituirsi, diciamo, alle istituzioni. Io ringrazio e vi ringrazio per l'opportunità e buon lavoro di questo autorevole convegno. Buonasera.